Il vero distanziamento sociale è quello di 3 milioni e mezzo di famiglie italiane che, non avendo nemmeno uno smartphone, durante il lockdown di fatto sono rimaste totalmente isolate. È quanto emerge dal terzo rapporto Auditel Censis intitolato L'Italia post-lockdown, la nuova normalità digitale delle famiglie italiane, presentato al Senato. L'unica conseguenza positiva del Covid-19 è la fortissima accelerazione impressa all'alfabetizzazione digitale del paese. Spaventati dalla malattia, costretti a coabitare 24 ore su 24, gli italiani hanno scoperto che senza una buona connessione ad internet nessuna attività era più possibile e hanno reagito velocemente: nuovi device, nuove connessioni, nuove abitudini di fruizione. Andrea Imperiali, presidente Auditel. Stiamo parlando di oltre 15 milioni di famiglie italiane durante questo lockdown, forzatamente per le condizioni del lockdown. Hanno cominciato a fare per la prima volta una serie di cose che li hanno di fatto integrati a tutti gli effetti con le tecnologie digitali. Quindi, diciamo, noi la definiamo la più grande sperimentazione di massa mai condotta dal nostro paese. Poi ci sono anche una serie invece di famiglie, purtroppo, che sono rimaste invece escluse da tutta questa interazione che è avvenuta attraverso i mezzi digitali, e questo credo è una delle informazioni che vogliamo consegnare anche alla decisione politica, al mondo delle imprese, perché è una delle priorità che vanno assolutamente colmate per i nostri progetti futuri. Il presidente del Censis, Giuseppe Derita, rileva come il divario fra famiglie ricche e famiglie povere sia stato accentuato. Se le fasce di reddito in Italia sono abbastanza ben distribuite, la fascia più alta fa la parte del leone in termini di innovazione. Significa che la fascia alta prende la dimensione innovativa, la fascia bassa non la prende. Naturalmente con lockdown questo è aumentato, perché è aumentata la dimensione del mezzogiorno, la dimensione delle fasce meno favorite, la dimensione dei nuclei familiari monocompotenti. Con ogni probabilità questo tipo di realtà continuerà ad accentuarsi. Alberto Baracchini, presidente della Commissione di Vigilanza RAI. La realtà è più complessa della narrazione. L'Italia non è ancora totalmente pronta a questa rivoluzione. Un rapporto importante sulla digitalizzazione, il rapporto DESI, colloca l'Italia 25esima tra 28 paesi dell'Unione Europea. Alla presentazione hanno partecipato anche Giacomo La Sorella, presidente Agicom, Giancarlo Blangiardo, presidente Istat, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Andrea Martella. Una parte importante delle risorse del Recovery Fund serviranno anche per questo, per fare in modo che la modernizzazione digitale accompagni la trasformazione del nostro paese. Voi ricorderete che già nel decreto Cura Italia, il primo, si mise una somma consistente di 100 milioni per fare in modo che potessero acquistare molte famiglie per la didattica online gli strumenti per poterlo fare. Si pone il tema della rete unica e della necessità da parte dello Stato di fare ogni intervento perché questi servizi, questa infrastrutturazione così importante venga garantita a tutti i cittadini e in tutto il nostro paese.